Ciao ragazze, ciao a tutte e tutti. Allora, come state? Spero bene. Nuovo video preferiti del mese di aprile, ma anche di tutto l'anno. Questo è un video sui preferiti di appunto aprile. Per aprire e chiudere in bellezza aprile e anche maggio. Comunque vabbè, niente. Questo video è strutturato praticamente su tutte le cose che ho fatto in questo mese passato. Tra aprile e anche iniziare il primo di maggio. Allora, mi ho guardato in tutte le serie televisive, le serie TV di Tempesta d'amore, Una vita e perché no anche Un posto al sole. Vabbè, vedrete le solite classiche serie TV, cioè non serie TV, fiction, quello che è. Sì, ragazze, mi guardo tutto questo perché mi piacciono e mi tengono tanta compagnia. Non è solo guardare video su YouTube, ma bensì è anche guardare la tele. Io mi sono trascurata tantissimo guardando la tele, cercando di, che ne so, vabbè, cucinare no, ma però qualche volta cucinavo anche, mi divertevo un casino. L'altro giorno mi sono cucinata le patatine fritte, buonissime, deliziose. Invece l'altro giorno mi ho cucinato, non mi ricordo quando, ma non importa. Mi ho cucinato per, si fa per dire perché mi ho preparato dell'insalata buonissima con della rucola, bresaola e formaggio e anche della mozzarella. Sì. Sì, ci sono, no, 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 sto registrando. Lascio qui Sì. e poi le metti a posto tu, eh? Ok. Perdonatele. Allora, quindi praticamente stavo dicendo, sì, vabbè, ho interrotto lei, interrotta lei, sapete, non importa. Vi dicevo, stavo mangiando perché mi ho preparato rucola, bresaola, sì, formaggio e anche un po' di mozzarella e quindi in fin dei conti mi ha mangiato questa buonissima roba condita con dell'olio e sale, basta, null'altro. Poca roba. Ah, anche del tonno, mi ero dimenticata del tonno. E poi ho bevuto un goccino, ma un goccino di succo di frutta. Sì, lo so, è sbagliato, perché nel pranzo si dovrebbe bere solo acqua, ma un po' di acqua non me la sono fatta mancare, state tranquille. E tranquilli e poi un bel caffè mi sono presa come tutti il resto di tutte le volte che faccio il pranzo, che preparo il pranzo o che me lo prepara anche mia nonna delle più delle volte, mi prendo un bel dolcissimo buonissimo caffè che non mi manca. Poi in fin dei conti cosa mi ho preso? Ah sì, no vabbè, cosa mi piace oltre al make up? Mi piace, vabbè, prima di tutto nel make-up, prima cosa singolare, nel make-up, un bel make-up naturale, come quelli che mi piacciono a me, mi faccio io solo un po' di mascara, ridefinizione delle sopracciglia, perché così non possono stare, naturali, perché fanno veramente pietà, non mi si può vedere. Mascara, blush o anche fondotinta, quello che è, ma fondotinta ne sto mettendo poco e nulla, perché con la maschera non si può stare perché in un attimo mi ritrovo tutta sudata e no ragazze, non ce la posso fare. Quindi vado o di correttore quando mi va, illuminante, blush o bronzer, quello che è, e un po' di burro cacao per idratare bene bene le labbra quando ce l'ho, ho le labbra sotto la mascherina. Adesso la mascherina ho sentito dire che si può anche togliere, ma io la terrò sempre, ad ogni modo la terrò sempre. Poi cosa vuol dire? Ah, nei preferiti del make-up mi piace molto appunto il make-up naturale, make-up non make-up, come si suol dire nei social, il make-up naturale che si vede ma non si vede, e quello è il perfetto per me, da tutti i giorni. Invece quando andiamo a dare le feste, tipo feste, si fa per dire, quando vado a compleanno. Oh, perché no, che se non vado a compleanno, tanto per starmene in casa fare il video make up con voi, mi piace, vabbè, togliamo le feste, a prescindere che vado in chiesa, che è una volta di papa, o che mi trucco in diretta con voi su YouTube, mi piace un make up un po' più, non dico eccessivo, ma un minimo di
eccessivi, di essere eccessivo, un minimo pesantuccio. Di quei make-up un po' scuri, tenebrosi, non molto, una pena, un po'... si può dire che non passano, non so se si passano osservata, non so se ci siamo capiti. Di quei make-up che se ne accorgono tutti quando ti giri a vedere come ti sei truccata o meno, sì. Di quel make-up alla moglie del figlio, o anche di meno, non lo so come spiegarvi. Make-up un po' pesanti, ma non troppo, una via di mezzo. Poi, parlando di appunto bellezze e cosmetici, come bagno schiuma del mese, oltre al Vidal, mi sta piacendo tantissimo quella a orchidea cedro, se non erro. Mi pare di sì, per lavarmi le mani, ma non solo. Mentre per lavarmi tutta, il resto del mio corpo, mi lavo col Bionsen. Bionsen è molto buono, mi sta piacendo tantissimo. È rilassante ed è all'Ocean Thermal, non so come si chiama, vabbè, al fiore giapponese, adesso non mi ricordo gli ingredienti che ha. Mi sono dimenticata di portarlo qua in camera mia per farvelo vedere, però non importa. Cosa devo dirvi? Ah sì, canzone del mese è sempre la stessa, di San Giovanni, Farfalle. Bellissima, troppo bella. Ah, non ve l'ho detto, ve lo dico adesso perché mi sono pentita di avervi detto che quella canzone non mi piaceva, ovvero Zitti e Buoni di Maneskin. Siete pronti? Perché adesso che disprezza compra, a me Maneskin adesso mi piacciono davvero tanto. Non so, prima non piacevano, adesso mi piacciono. I Maneskin, Zitti e Buoni. È troppo buono, troppo bella la canzone, non buona, vabbè, ci siamo capiti, mi piaceva anche a me quella canzone, Zitti e Buoni. Poi, cos'altro c'è? Oltre a Zitti e Buoni, vabbè, il sonora mi piace, sono amati quelle canzoni sue. Arizona, Destinazione Mondo e L'Amore, vabbè, tutte belle canzoni che mi piacciono da matti, bellissime. Poi, partendo per altre canzoni che mi piacciono da matti, sempre a tema musicale, Piero Pelù con il mio corpo che cambia, e basta, ce ne sono tante, se non ricordo male ce ne sono tante che adesso se sto qui a elencarvele tutte non finisco più, e quindi... sì ragazze, ce ne sono tantissime, mentre come libro ogni tanto mi viene voglia di leggere e leggo poco o quasi mai, una volta di papa lo leggo, mi è stato regalato da una mia amica qua che mi segue ogni tanto, si fa per dire, ma vabbè, dettagli su YouTube, e non so se mi segue ancora ma non importa, Gian Costello, e ve l'ho detto, vi ho fatto una testa tanta così voi lo sapete. Allora, mi sto un po' impappinando, non so perché, forse è da tempo che non registro più, ma non è vero perché sono momenti che registro, momenti che invece, vabbè, faccio pausa, ma dettagli. Allora, l'autore del romanzo si chiama John Castello, o no, che dico, John Costello, la famiglia, la damigella d'onore, ed è questo qua, non so se si vede, vedete? Sì. Un Costello, tratta di due migliori amiche che la sposa si deve truccare, arriva l'amica che la vuole truccare e vabbè, non voglio spoilerare troppo perché già io non sono bravissima a spoilerare i libri, a raccontarvi come cosa raccontano i libri, però se lo trovate da qualche parte vi consiglio di leggerlo perché è molto ironico e simpatico come libro, molto bello, mi piace, anche se lo leggo una volta di papà, ma vabbè, dettagli. Poi come altra preferito del mese mi piace, vabbè, quello è il mio piatto preferito, lo sgombro, pesce allo sgombro, oppure che ne so, il salmone, ma vabbè, piatti preferiti, in primis i cannelloni che mi prepara con tanto amore mia nonna, ma in primis da quando ero piccolissima la pasta al forno, buonissima, adoro. Per ultimo preferito, ma non per importanza, indovina cosa mi ascolto al mattino
prima di venire con voi, prima di no, prima di, come si dice, di, buonanotte, prima di accendere la cam del dispositivo cellulare, quello che è, mi ascolto YouTube in primis, i miei preferiti youtuber, che sarebbero Cleo Makeup, ma va, sempre lei, perché è la mia preferita, oppure, perché no, e tanti altri che adesso non ricordo il nome, non me lo segnate, perché ragazzi preferisco andare a ruota libera, anche se mi impappino un po', non importa, però come si vuol dire, come diceva Cleo all'inizio, è normale impappinarsi, però piano piano se si scioglie un po' di più, ma io sinceramente a sciogliermi un po' di più non credo, proprio perché sono rimasta un po' come ero all'inizio, un po' mi sciolgo un po', mi, come dire, mi impappino, mi restringo un po' mi allargo, un po' mi restringo, un po' mi allargo, un po' mi restringo, non so se capite voi cosa voglio dire, nel senso che praticamente mi sciolgo con voi, un po' mi ritiro, mi chiudo a me stessa, cosa voglio dire, cosa volevo dire fino adesso. Perché non è semplice aprirsi di fronte alla telecamera, ecco perché ve lo dico. Non è sempre che riesco a esprimere a parole povere quello che voglio dire in chiaro, in lungo e in chiaro, ecco, tutto quanto. Perdonatemi ragazze, ma io sono così e quella rimango. E nulla ragazze, io intanto oggi ho fatto un acquisto, vabbè, nulla di che. Un dentifricio della Sensodyne, che lo vedrete nei video dei prodotti finiti, vabbè, in un video vlog che sia, poi finito un colluttorio che non vedrete, ma che vi dirò che quando comincerò la mia routine, sempre se la comincerò, perché magari la farò in privato, poi vi dico come mi sono trovata con il colluttorio della Curasept, perché sia, per gengive infiammanti, perché infiammate, scusate, perché ho delle gengive che, per carità di Dio, che Dio ne scampi liberi, vabbè, niente. Sì, oltre ai denti che mi fanno male cane, e già ve l'ho detto, non ve lo dico, ribadisco più, perché sennò vi faccio uscire il fumo dal cervello, perché è così, scusate se no, non volevo dire questa cosa, vabbè, però vi faccio arrabbiare, non mi sembra a caso. Sì, mi stufano, mi piace stufare le persone, però a volte è così, però sì. Allora, intanto vi dico già che le sono, perché tra un po' non vorrei essere, sì, sono le 16:33, le 4:30 quasi passate, e io adesso chiudo il video, e come altro preferito c'è, cioè, sì, come preferito, mi è piaciuto, ma non tanto, un profumo che non so più dove ho messo, ma vabbè, dettagli, niente. E niente, adesso io vi saluto e ci si vede al prossimo video, perché prima devo caricare un video da qua e poi l'altro lo caricherò nella mia, come dire, nella mia, se mi riesce di dirlo, nella mia, sì, buonanotte, nel mio computer fisso o portatile che sia. Basta che riesco a caricarlo, parla come mangiamela, se ti riesce, per favore. Nulla, se il video, così come si suol dire, vi è piaciuto, non vi resta che mettere un bel like, un bel pollice all'insù, appunto, e commentare nella sezione commenti. Non lo so, se vi fa piacere iscrivetevi. Siete sempre le benvenute e i benvenuti, e nulla, attivate la campanella, anche se so che tanto non lo farete, perché noto dalle analisi di YouTube che pochi persone tra di voi attivano la campanella, forse è fastidioso, non lo so, vabbè, posso capirlo, perché se abbiamo troppe campanelle accese come fate a guardare tutti gli youtuber? È impossibile, come si vuol dire, missione impossibile. Vabbè, dopo questa stupidata io chiudo il video, ciao, presto, un bacione.